cari ascoltatori appassionati di Formula 1, buon pomeriggio da Giulio Delfino che vi parla dal circuito di Monza. Siamo in postazione nella cabina proprio sopra al rettilineo di partenza con le monoposto che hanno acceso proprio ora i motori. Un appuntamento importante atteso da tutti i piloti perché è ancora il tempio della velocità, il Gran Premio di Monza. Tutto pronto per il via, li vediamo proprio qui sotto di noi, Hamilton e Rosberg. È partito meglio Rosberg, è partito molto meglio Rosberg che infatti passa in testa. Brutta partenza per Lewis Hamilton che si è fatto subito passare da Nico Rosberg che dunque è in testa alla gara. Rosberg in testa, fila tutto liscio alla chicane dopo il rettilineo, l'abbiamo visto proprio con i nostri occhi qui sotto la postazione. La partenza è sbagliata da parte di Hamilton che addirittura è stato superato non solo da Massa ma anche da Magnussen, quindi quarto Hamilton. Pessima davvero la partenza del pilota inglese che evidentemente ha sbagliato qualcosa al via con la frizione ed è stato tradito, non dico dall'emozione perché è abituato, ma comunque dalla tensione, almeno dalla tensione. Sicuramente un colpo durissimo questo per Lewis Hamilton che ha vanificato così la pole di ieri e addirittura adesso è quarto, costretto ad inseguire non solo Rosberg che ha già preso nei suoi confronti un vantaggio di circa 2 secondi e mezzo, 3 secondi, ma tra lui e il compagno di squadra ci sono anche una McLaren, quella di Magnussen, e una Williams, quella di Massa. Dietro ad Hamilton troviamo Vettel, Button e Alonso che è settimo davanti alle due Force India di Perez ed Hülkenberg. Raikkonen partiva dodicesimo, ha guadagnato due posti perché decimo davanti a Bottas e Ricciardo. Pessima la partenza di Ricciardo, scattava dalla nona posizione, ha perso tre posizioni perché è dodicesimo. Sembra davvero l'anno di Rosberg in testa al Gran Premio di Monza quando siamo al terzo dei 53 giri in programma. L'attacco di Massa nei confronti di Magnussen, lo passa la Williams di Felipe Massa in seconda posizione e prova subito l'attacco anche Lewis Hamilton nei confronti di una McLaren che è chiaramente in difficoltà. Passa anche Lewis Hamilton alla prima variante di Lesmo e dunque Hamilton è terzo alle spalle di Massa. Doppio sorpasso subito dalla McLaren di Magnussen che scivola all'improvviso dalla seconda alla quarta posizione. Tra poco vedrà l'attacco anche della Red Bull di Vettel che sta arrivando lì dietro con Button e Alonso. Dunque cambia la situazione, Rosberg è sempre in testa, 3 secondi di vantaggio adesso non più sulla McLaren di Magnussen ma sulla Williams di Felipe Massa, l'ex pilota della Ferrari che ovviamente tiene tantissimo a tornare sul podio nel Gran Premio di Monza. E ora torniamo al Gran Premio d'Italia a Monza, Giulio Delfino. Sì, attenzione perché c'è stato un lungo da parte di Nico Rosberg, ecco la sua staccata. E ha sbagliato completamente la staccata, evidentemente può aver anche avuto un problema ai freni Rosberg, è andato lungo proprio in fondo al rettilineo ed è stato costretto a scartare i cartelloni in polistirolo che si trovano lì davanti, che sono stati posizionati apposta dall'organizzazione per far perdere un po' di tempo a chi va lungo alla prima variante. E quindi Rosberg ha perso qualcosa, aveva un vantaggio di 4 secondi nei confronti di Felipe Massa e di Lewis Hamilton che adesso si è dimezzato, 2 secondi soltanto di vantaggio da parte di Nico Rosberg, con Hamilton che adesso prova l'attacco su Felipe Massa. Ecco l'attacco di Hamilton molto aggressivo, lo affianca e lo passa. Hamilton ha passato Felipe Massa, dunque rimonta di Lewis Hamilton che dopo la pessima partenza era scivolato al quarto posto, ha passato prima Magnussen e adesso Felipe Massa, approfittando dell'errore di Rosberg che poco fa si può riavvicinare adesso al compagno di squadra. Si riapre la gara per Lewis Hamilton, molto aggressivo con Felipe Massa, lo ha infilato all'esterno in fondo alla staccata del rettilineo, lo ha affiancato. Massa sembrava non voler alzare il piede all'acceleratore, è stato molto corretto, dobbiamo dire, Felipe Massa, non mandarlo fuori traiettoria. E quindi applausi per Massa per la sua correttezza e applausi ovviamente anche a Lewis Hamilton per il sorpasso effettuato nei confronti della Williams e dell'ex pilota della Ferrari, Felipe Massa. Hamilton che però si ferma adesso, eccola la sosta, si decide, non dico il Gran Premio perché comunque i due resteranno vicinissimi e tutto potrà accadere nel finale, però si decidono le posizioni per la battaglia finale tra Hamilton e Rosberg. Ecco Rosberg che sta affrontando la parabolica mentre Hamilton ha già effettuato il cambio gomme e velocità limitata, sta
sta uscendo dalla corsia. Ricordiamo che Hamilton era partito male, era scivolato dalla prima alla quarta posizione, ma poi aveva recuperato. E davanti Rosberg, e davanti, dunque resta invariato il vantaggio di Rosberg nei confronti di Lewis Hamilton, ma i due sono vicinissimi e quindi in questa seconda parte di gara sicuramente Hamilton si avvicinerà ulteriormente al compagno di squadra e ci sarà gran battaglia nel finale. Resta davanti Rosberg, attenzione, un altro lungo di Rosberg ed Hamilton va in testa al Gran Premio, altro lungo di Rosberg, dunque Hamilton va in testa al Gran Premio di Monza, e il secondo errore da parte del pilota tedesco in questo Gran Premio, e così Hamilton va in testa. Vediamo un attimo il replay, e infatti è così. Rosberg deve avere qualche problemino ai freni, perché lo aveva già commesso prima questo errore quando era in fuga, aveva un vantaggio di 4 secondi nei confronti del compagno di squadra. Adesso con Hamilton negli specchietti, Rosberg ha commesso nuovamente lo stesso errore, è andato lungo alla chicane, è stato costretto a fare zig zag slalom tra i cartelloni di polistirolo che sono stati messi dall'attenzione. Una Ferrari si ritira, quella di Fernando Alonso, è andato lungo anche lui nello stesso punto in cui era andato lungo Nico Rosberg. Prima il lungo di Rosberg che è costato il primato, adesso in testa al Gran Premio c'è Hamilton, e poi il lungo di Alonso che è così costretto al ritiro. Lo sentiamo dalla monoposto, pieno rettilineo 320, adesso qui c'è la staccata, sentiamo un po' che succede. Qui scala le marce, no, si è proprio fermata la sua Ferrari, ha avuto un problema improvviso, si è fermata, ha spento il motore improvvisamente Fernando Alonso. Davanti ci sono i due della Mercedes, si giocheranno la vittoria Hamilton e Rosberg. Hamilton era partito male, aveva perso 4 posizioni al via, Rosberg era andato in fuga, ma poi per 2 volte il pilota tedesco ha sbagliato la staccata in fondo al rettilineo, Hamilton lo ha ripassato, e adesso il pilota inglese che è in fuga e ha un vantaggio di 4 secondi nei confronti del compagno di squadra. Dunque primo Hamilton, secondo Rosberg, a 20 secondi dalle due Mercedes troviamo la Williams di Massa, che molto probabilmente salirà sul podio assieme ai due piloti della Mercedes, perché dietro a Massa c'è il vuoto. A 20 secondi troviamo il trenino composto da Vettel, Bottas, Perez, Button, Ricciardo e Raikkonen, che è nono. Magnussen è stato appena penalizzato, come era accaduto anche nel Gran Premio del Belgio, per aver spinto fuori pista un avversario, un rivale. Dunque Magnussen in questo momento fa parte del gruppetto, ma tra poco dovrà scontare una penalità che gli costerà caro, perché si trovava nel gruppo petto che lotta per il quarto posto, comandato, ripetiamo, da Vettel, davanti a Bottas, Perez, Button, Ricciardo e Raikkonen, che dunque salirà al nono posto. Disastro davvero Ferrari in questo Gran Premio di Monza, la vittoria se la giocheranno i due piloti Mercedes, Hamilton e Rosberg, con Hamilton che in questo momento ha un vantaggio di 4 secondi. Lì davanti non cambia nulla, perché Hamilton mantiene un vantaggio di 4 secondi sul compagno di squadra Rosberg, e si avvia alla sesta vittoria stagionale, perché ormai mancano soltanto 7 giri alla fine del Gran Premio. Terzo Massa, che ha un ritardo di 21 secondi dalla coppia Mercedes e a sua volta ha un vantaggio di quasi 20 secondi sugli inseguitori. Bottas ha superato Vettel ed è quarto con la Williams, dunque terzo e quarto posto per le due Williams, e quinto Vettel, ma lì dietro c'è stato uno spettacolo davvero straordinario con Ricciardo, che ha effettuato un sorpasso stupendo nei confronti di Perez, che entrerà negli annali. Una finta bellissima alla variante alta, una manovra a 240 orari davvero spettacolare quella di Ricciardo, che dopo aver superato Raikkonen e Button, attenzione, adesso Delfino, è all'inseguimento di Vettel. Torniamo al Gran Premio d'Italia per le ultimissime battute, Delfino. Sì, siamo davvero all'ultimo giro con Hamilton che ha un vantaggio di 2,5 secondi nei confronti di Rosberg. Ormai è quasi fatta per lui questa sesta vittoria stagionale, che gli consentirà di guadagnare, di rosicchiare 7 dei 29 punti di stacco dal compagno di squadra Nico Rosberg, che dunque chiuderà questa giornata al secondo posto, ma comunque con 22 punti di vantaggio nella classifica generale. Al terzo posto Felipe Massa, che ha un ritardo di 24 secondi dalla coppia Mercedes, a sua volta ha un vantaggio di 15 secondi sul compagno di squadra Bottas. Quinto è Ricciardo, che è stato autore di un finale davvero show da protagonista di questo Gran Premio. Il vincitore degli ultimi due delle ultime due gare in Belgio e a Budapest ha regalato spettacolo, superando Raikkonen, Button, Perez, Magnussen e poi anche il compagno di squadra
aspetta il gran rimonta finale di Ricciardo, che chiuderà al quinto posto davanti al compagno di squadra Vettel. Vediamo gli altri che stanno per arrivare, ecco qui, tagliano il traguardo Hamilton e Rosberg, dunque vince Hamilton, sesta vittoria stagionale per il pilota inglese, che va a meno 22 in classifica da Rosberg. Tra un po' arriveranno sotto alla bandiera scacchi anche Massa, che sale sul podio, eccolo qui Massa terzo, e poi via via tutti gli altri che vi abbiamo elencato, ovvero l'altra Williams di Bottas e poi le due Red Bull di Ricciardo e Vettel. Raikkonen ha chiuso al decimo posto dietro alle due McLaren e dietro a Perez, quindi prime due Mercedes, poi due Williams e poi due Red Bull nelle prime sei posizioni del Gran Premio di Monza. Ricordiamo che Alonso si è ritirato e Raikkonen ha chiuso soltanto al decimo posto. A te la linea. Speciale Formula 1. Il mondiale dentro e fuori i circuiti. Settima doppietta stagionale per la Mercedes, che conquista il Gran Premio d'Italia dominandolo dall'inizio alla fine. Primo Hamilton, secondo Rosberg, a seguire le due Williams di Massa e Bottas e poi le due Red Bull di Ricciardo e Vettel. Soltanto nono posto per la prima Ferrari, quella di Kimi Raikkonen. Si è ritirato invece Fernando Alonso per un problema all'ERS, ovvero al motore ibrido. Ebbene, andando con ordine, la gara è stata caratterizzata dal duello in famiglia tra Hamilton e Rosberg. Hamilton partiva dalla pole ma ha avuto un problema al via, è stato superato non solo dal compagno di squadra ma anche dalla McLaren di Magnussen e dalla Williams di Massa. Poi però Hamilton ha cominciato la rimonta soprattutto perché Rosberg ha commesso due errori nello stesso punto in fondo alla staccata, è andato lungo due volte e da un vantaggio di 4 secondi che aveva nei confronti del compagno di squadra il vantaggio si è praticamente azzerato, perché Hamilton, dopo aver superato prima Magnussen e poi Massa, è riuscito a passare anche il compagno di squadra dopo il suo secondo errore. Ha vinto facile Hamilton, Rosberg gli ha reso onore chiudendo di fatto la polemica del Gran Premio del Belgio. Allora andiamoci ad ascoltare il vincitore della Mercedes, che affronta a 360 gradi vari argomenti, tra cui il duello in famiglia con il compagno di squadra e poi il bel finale di Rosberg e le belle parole per il pubblico di Monza, che anche oggi è stato straordinario. A fine gara ha invaso la pista lungo tutto il rettilineo per creare un colpo d'occhio davvero notevole e toccante, che tutti e tre i piloti sul podio hanno applaudito. Rosberg: contento, sono proprio all'opposito, in assoluto, perché ho sbagliato e proprio questo è un feeling orribile nel momento, veramente, bah. Però tanto lui andava forte oggi, e allora non so se intanto mi avrebbe passato o no, non so, non ho niente da dargli a lui, ho sbagliato, mi sono scusato da Spa e così, e abbiamo già tirato una linea ed è passato, adesso stiamo andando avanti, sicuramente non ho fatto apposta, quello è sicuro, è stato un errore, però lui ha meritato di vincere oggi, ha meritato, ha fatto bene, ha guidato bene, forte, per anche dopo il problema della partenza, perciò va bene. No, tutto il weekend che andava forte qua su questa pista, e infatti sì, ho provato a spingere ancora di più e poi quando vado oltre il limite un po' arriva l'errore e così capita, però sì, è così adesso, e per me è meglio di fare uno sforzo e di dire dai Nico, non è un disastro, comunque hai perso 7 punti, hai fatto secondo davanti ai tifosi qua, un'atmosfera bellissima, la squadra primo secondo, allora sto facendo un po' uno sforzo per tenere il sorriso, perché sennò non mi aiuta di andare a pensare troppo scuro. La cosa è che quando uno blocca in quella curva, io la curva la faccio senza problemi, però è probabile che esco la curva con un quadro davanti, no? La ruota non sta più rotonda, sarà quadra. Sì. E quello è il rischio, e il rischio è molto grande, l'ho fatto in prova infatti, e ho dovuto andare a fermarmi, a fare la sosta perché non ce la facevo più, e allora è molto facile a bloccare questa ruota davanti, e quando capita io decido ok, mollo, prendo la chicane, perché sennò mi può fare ancora molto peggio nella gara se devo andare a fare due soste. Ma sono quello che vedo, sono i tifosi di Lewis, che ne ha tanti, e capisco che gli è dispiaciuto, perché per colpa del mio errore lui è andato fuori e non ha potuto fare la gara, e non hanno neanche visto una bella lotta tra noi, che è quello che vogliono vedere, perciò capisco. Ok, certo, è sempre brutto vedere questo, spero che, ho già detto scusa, non posso fare nient'altro, spero che col tempo mi accettano e dimenticano un giorno, posso sperare solo quello, però oltre a quello
è stato anche molto bello, che quello era soprattutto i tifosi oggi, che comunque mi hanno dato un supporto fantastico, e devo ringraziare tanto, che è stato emozionante lì sopra in questo circuito di Monza così tradizionale, vedere tutto il rettilineo, ma non, cioè, fino al fondo era tutto pieno rosso, cioè fino alla prima curva ancora più tutto pieno, non ho mai visto una cosa così, e questo è veramente bello, è un ricordo che mi va. Sì. In classifica il vantaggio di Rosberg passa da 29 a 22 punti, Hamilton dunque rosicchiato 7 lunghezze, non è che sia cambiato granché, però è sicuramente un'iniezione di fiducia per il pilota inglese, che può guardare con più ottimismo alle prossime 6 gare che mancano alla fine del campionato del mondo. Ricordiamo che l'ultima ad Abu Dhabi darà il doppio dei punteggi, e quindi è come se ne mancassero 7. Prossimo appuntamento tra 2 settimane a Singapore, vedremo un po' come proseguirà questo duello in famiglia tra Hamilton e Rosberg. Ricordiamo che Hamilton fino a questo momento ha vinto 6 Gran Premi con quello di oggi, mentre Rosberg ne ha vinti 4, però è davanti nella classifica mondiale di 22 lunghezze. Parliamo adesso di Felipe Massa, che ha chiuso al terzo posto, davvero ottima la sua gara, primo podio stagionale per l'ex pilota della Ferrari, che ovviamente ha gredito molto salire sul podio proprio nel Gran Premio che per lui resta quello del cuore. Ma è molto speciale, sicuramente è un posto dove ho passato una grande parte della mia carriera qui, prima della Formula 1 ho vissuto anche qui vicino del circuito, ho vinto tante gare in questa pista, tutte le gare che ho fatto prima della Formula 1 ho vinto qui, e salire sul podio oggi e avere tutto il fans, i tifosi cantando il mio nome era un momento molto speciale per me, sono molto contento, soddisfatto. Mancato un po' di podio quest'anno, però è arrivato anche un momento a un posto molto speciale, no? Non è perché non sono più in rosso che non sono molto, you know, italiano, che sono di famiglia italiana e l'Italia è il posto dopo il Brasile più importante per me, quindi molto piacevoli. E poi, cioè, alla fine siamo anche in lotta con la Ferrari, quindi abbiamo sorpassato la Ferrari in campionato qui in questa gara, è anche molto importante per tutta la squadra che ha fatto un grandissimo lavoro. Ma sono sicuro che da qui in poi le cose saranno diverse, le gare saranno diverse, la fortuna sarà insieme sempre e possiamo fare molto bene da qui fino all'ultima gara. Onestamente non ho mai risposto le opinioni della gente, capisco quello che dicono, capisco anche che tanta gente che ha criticato ha parlato bene e è tornata a criticare dopo, quindi alla fine non è una risposta per nessuno, cioè faccio quello che mi piace fare, faccio sempre della migliore maniera che posso fare per me, e questo è quello che conta per me, il resto è so che ho tanta gente che piace a me, che tifa per me, quindi alla fine non conta niente rispondere. Ci voleva tantissimo, cioè non abbiamo la macchina rossa, però abbiamo una macchina molto italiana, no? Con anche il colore di un sponsor italiano che è la Martini, quindi sono sicuramente abbiamo l'Italia dentro di noi, e oggi era totalmente a favore del mio buonissimo risultato, del nostro buonissimo risultato. E chiudiamo con il capitolo Ferrari. Fernando Alonso si è ritirato per un problema al motore elettrico, Kimi Raikkonen ha chiuso al 9° posto, la peggior gara stagionale per le rosse, e allora ascoltiamo le parole di Fernando Alonso. Purtroppo sempre una sensazione amara, quella che non puoi vedere la bandiera a scacchi, soprattutto quando vedi tutto il tifo della tribuna e vedi tutta la gente che aspetta sempre qualcosina, non avevo potuto darla e questo non è bello, ma non possiamo più far niente adesso, ringraziare a tutti e aspettare che la prossima vada meglio. A condire con il pepe la prestazione delle Ferrari sono arrivate poi da Cernobbio durante il meeting degli industriali le durissime parole dell'amministratore delegato della Fiat Sergio Marchionne, che ovviamente ha aperto la crisi Ferrari ufficialmente, la crisi anche con la presidenza, con i vertici di Maranello. Giovedì prossimo ci sarà un importante consiglio d'amministrazione, Montezemolo sabato aveva detto di voler restare per altri 3 anni, Marchionne di fatto oggi l'ha sfiduciato, vedremo come andrà a finire. Le parole di Marchionne in chiusura di questo speciale di Formula 1. La cosa importante per la Ferrari non sono soltanto i risultati economici, ma è vincere. Sono 6 anni che stiamo facendo una fatica da Dio, abbiamo i migliori piloti, sia Alonso che Raikkonen sono campioni del mondo, sono tutti e due, non riusciamo a portare a fare, mi dà un fastidio enorme, lo stiamo guardando da parecchio tempo, sono cose che non vanno bene, è una cosa da riparare, da mettere a posto, perché una cosa è vendere macchine
a fare risultati. L'altra cosa è che la parte essenziale di quello che facciamo noi nei mercati è rappresentare una Ferrari vincente in Formula 1. Questo è un punto che non è negoziabile e rimane come l'obiettivo assolutamente chiaro, e non possiamo accettare una situazione che è diversa da questa. Non voglio vedere gente in settima posizione, in dodicesima, sono cose che a me non interessano. Vedremo quale sarà la risposta del presidente Montezemolo. Per ora da Monza è tutto, restituiamo la linea allo studio.